Vai. Prego. Mister, buonasera. Roberto Settonci a cipriore.com. Una prestazione molto limpida anche quella di questa sera, anche se abbiamo visto che a sorpresa ha schierato Giunti e Polizzi rispetto a Ricci. Sì, un'altra buona prestazione dei ragazzi, stiamo crescendo attraverso il lavoro quotidiano. Oggi chiaramente, come giusto che sia, ho deciso di cambiare qualcosina. C'erano, se non sbaglio, 3 giocatori differenti rispetto alla partita di Latina, come giusto che sia in queste prime fasi della stagione. Dobbiamo ruotare, trovare condizione, e anche i cambi sono stati fatti al di là della partita specifica in quest'ottica. Mi sembra un esordio positivo anche per Matteo Plaia. Sì, un buon esordio, e non è facile a 18 anni, oggi avevamo un'età media di 21,7 anni, quindi credo la più bassa di sempre. Per noi questo è importante, vuol dire che i ragazzi sono tutti sul pezzo, ma al di là del buon esordio di Matteo Plaia, credo ci sia stata una buona prestazione da parte di tutti. Abbiamo visto che poi nel secondo tempo hai fatto esordire anche Marconi, quindi anche lui mi è sembrato che ha fatto una buona prestazione. Sì, un altro ragazzo giovanissimo, Plaia 2006, Marconi invece si aggiunge al gruppo del 2005, che oggi era il giocatore, erano tanti in campo, sono felice anche di questo esordio. Si può dire che magari rispetto a Latina sia stata una prestazione più all'insegna della concretezza, insomma, comunque sia, avete saputo approfittare anche sì, magari sì, di qualche... sono contento di entrambe le prestazioni, credo che forse la differenza è che a Latina siamo andati 1-0 il primo tempo, qui sul 2-0 chiaramente corre anche il rischio di essere meno pungente a causa del risultato, su questo sicuramente dobbiamo lavorare, perché ogni volta che c'è la possibilità di essere offensivi bisogna farlo. E poi ultimo, volevo chiederti, appunto, adesso la Coppa Italia si fa abbastanza interessante, insomma, ci sarà, ancora non sappiamo quale sarà l'avversario ovviamente, però può essere comunque una vetrina su cui da non trascurare, insomma. Sì, noi cerchiamo di non trascurare nessun impegno, perché ogni partita che giochiamo è un momento di crescita, al di là poi della vittoria, che è quello che cerchiamo sempre. Quindi più partite giochiamo durante la stagione, più i nostri giocatori fanno esperienza. A posto? Grazie. A posto.